Se tu dall'altopiano guardi il mare, moretta che sei schiava fra gli schiavi, vedrai come in un sogno tante navi e un tricolore sventolar per te. Faccetta nera, bella Abissina, aspetta e spera che già l'ora s'avvicina, quando saremo insieme a te, noi ti daremo un'altra legge e un altro re. La legge nostra è schiavitù d'amore, il nostro motto è libertà e dovere. Vendicheremo noi camicie nere gli eroi caduti liberando te. Nell'anno 1940, il diciottesimo dell'era fascista, Mussolini, il duce, decise che questo luogo, dove si librano gli spiriti di Augusto, dopo che il mausoleo dell'imperatore fu fatto uscire dalle tenebre dei secoli e le parti disperse dell'Ara Pacis furono ricomposte, dovesse essere abbellito, una volta distrutti i vecchi elementi angusti, con più eleganti strade, edifici, templi, adatti all'umana società. Nel 1940 il fascismo è quasi giunto alla fine della sua parabola. Celebra ancora una volta l'idea dell'impero con questa iscrizione in piazza Augusto Imperatore a Roma, giunta sino al nostro tempo anche come documento di un'intera fase della storia italiana. Sulle strade del mondo, si dice nel 1940, Roma ha sparso la civiltà e il diritto. Il fascismo sta rinnovando questa missione. L'Italia, unificata da nemmeno 100 anni, sembra imprigionata dal mito di Roma. Gli italiani debbono immaginare imprese che diano loro un ruolo di guida nella civiltà umana e occidentale. Circa 20 anni prima, Margherita Sarfatti, intellettuale, promotrice dell'arte moderna, biografa del duce e musa di Mussolini, forse ha suggerito al capo del fascismo l'idea che si debba stabilire la continuità tra la rivoluzione delle camicie nere e la romanità. Ma l'idea non è nuova. Per Giosuè Carducci, Roma viene nuovamente innalzata a rango di dea e la questione romana attraversa il risorgimento italiano. Salve, Dea Roma. Chinato ai ruderi del foro, io seguo con dolci lacrime e adoro i tuoi sparsi vestigi. Patria, diva, santa genitrice. Credono gli italiani dell'Italia post-risorgimentale a questi messaggi? Il territorio è costellato da antichi ruderi che mostrano una fiorente civiltà e una passata grandezza, ma la realtà è crudele. È quella di un'Italia contadina rimasta estranea al processo risorgimentale e oppressa dalla miseria. I contadini italiani guardano oltre il mare ed emigrano a milioni. La classe dirigente è distante e diffidente del popolo, nonostante i tentativi di molti per migliorare la condizione sociale e di introdurre elementi di modernità. Teme la rivoluzione e il socialismo. Gli intellettuali si chiedono perché un tempo siamo stati così grandi e oggi siamo piccoli e manchiamo di coraggio. Dov'è finito lo spirito dell'antica Roma e del Rinascimento? Inghilterra, Francia e Germania stanno occupando tutto lo spazio disponibile nel continente africano e in Asia. L'Italia, con tante bocche da sfamare, rischia di rimanere senza colonie. Si guarda al Corno d'Africa,
e all'altra sponda del Mediterraneo, dove l'impero ottomano mostra sempre più segni di decadenza. Ce la farà questa debole Italia ad avere il suo impero coloniale, dove inviare i suoi poveri contadini ed esercitare quella missione civilizzatrice dell'uomo bianco, che scrittori come Kipling definiscono un fardello, ma che nasconde invece sfruttamento, oppressione e crudeltà, come avviene in Congo, proprietà personale del re del Belgio. Lo scrittore Joseph Conrad racconta in Cuore di tenebra quest'altra verità dello sfruttamento coloniale, ma nell'Italia in cui comunque approda la modernità, scrittori come Alfredo Oriani propugnano le idee della conquista e della sottomissione dei popoli considerati inferiori. L'emigrazione non dispensa dalla guerra, anzi viaggi, colonie, commerci la preparano. La ricchezza è il suo primo motivo, la civiltà il suo ultimo scopo. È assurdo invocare per i popoli inferiori il diritto alla intangibilità. Essi debbono subire tutte le nostre prove e assimilarsi la civiltà o subirla sino ad essere distrutti. La democrazia del nostro periodo attuale diventa inintellegibile applicandola alla loro vita o volendone fare un argomento per salvarli dalla nostra superiorità. Queste parole, scritte dopo la battaglia di Adua, tradiscono però il timore che la fiducia nell'invincibilità dell'uomo bianco possa sgretolarsi di fronte ad altre sconfitte, come quella inglese nella guerra contro gli Zulu. Mentre l'Italia cerca il suo spazio coloniale e l'imperialismo occidentale sembra solido e invincibile, si manifestano i primi segni di una crisi del colonialismo che attraverserà tutto il Novecento. I possedimenti italiani in Africa sono modesti. Adua è una sconfitta epocale che provoca una crisi politica, sociale e culturale nella società italiana, mentre in tutto l'Occidente crescono i movimenti nazionalisti. La scalata al potere mondiale sulle materie prime e i mercati subisce un'accelerazione. La Grande Guerra è alle porte e la conquista delle zone costiere libiche da parte italiana nel 1912 è non solo il segnale di una crisi progressiva dell'impero ottomano, ma, unita alle ripetute guerre balcaniche, la prova che gli equilibri internazionali stanno saltando. La Grande Guerra cambia tutto. Sin da subito si rivela un inatteso inferno di fuoco che divora e sembra non finire mai. La guerra coinvolge tutti e il soldato che combatte lentamente viene cambiato dalla violenza dello scontro. È una guerra di immobilità in cui le macchine di distruzione mietono vittime a milioni. La terra viene sconvolta come non era mai accaduto. E insieme alla guerra, il virus della spagnola uccide più delle armi. L'uomo europeo e occidentale esce cambiato dalla guerra. Torna a casa smarrito e deve abituarsi ad un mondo in cui tutto è diverso. Il lavoro, le famiglie, le certezze di un tempo. Milioni di uomini hanno combattuto insieme nelle trincee e ora si sentono soli. La gioventù perduta, le speranze perdute, le promesse tradite. L'unica cosa è ritrovarsi ancora in tanti e attendere che qualcuno li guidi. C'è bisogno di capi. La disoccupazione fa il resto.
Grandi masse si radunano e ascoltano parole in cui la violenza della guerra non si è placata. Si commemorano i morti di un sacrificio che a molti appare inutile. Si onora chi ha avuto il corpo devastato e non ha la sicurezza del domani. Gli operai rimasti a casa presentano il conto dei sacrifici fatti durante la guerra industriale. E insieme a tutto questo, a Est, c'è la rossa promessa di un mondo nuovo che affascina come una redenzione e terrorizza come l'angelo sterminatore. Il Regno d'Italia entra in guerra alla fine di maggio del 1915, quasi un anno dopo l'inizio delle ostilità in Europa, e un esercito di contadini viene gettato sui confini orientali contro le ben fortificate difese austro-ungariche. I soldati da subito debbono affrontare un territorio ostile. Quella italiana sarà l'ultima lunga guerra sulle Alpi. Italiani e austriaci combattono anche contro un territorio ostile. Il capo del comando supremo, Luigi Cadorna, punta verso Trieste con una serie di offensive sanguinose che non portano a nulla. Il mito della guerra breve si dissolve. L'Italia è entrata in guerra in un clima di grande divisione. Nazionalisti e neutralisti si affrontano nelle piazze in nome di ideali contrapposti. È uno scontro che va ben oltre la questione guerra e che si riaccenderà a guerra finita. Le rivendicazioni dell'Italia su Trento e Trieste nascondono anche l'obiettivo espansionista nell'Adriatico e sulla penisola balcanica. La guerra è lunga e gli appetiti delle potenze che si combattono crescono nel tempo. Nello scontro tra interventisti e neutralisti emerge la figura di Benito Mussolini, capo del socialismo rivoluzionario e direttore del quotidiano socialista Avanti. Nel 1914 passa all'interventismo. È espulso dal Partito Socialista e fonda un nuovo giornale, Il Popolo d'Italia. In questo modo Mussolini offre una sponda mediatica al movimento interventista che si caratterizza per toni sempre più accesi e violenti. Chi è Mussolini? Fiumi di inchiostro sono stati sparsi su quest'uomo e ancora oggi gli storici ne discutono. La sua personalità egocentrica e il suo senso dell'avventura, mediato da abilità e intuito, lo rendono un giocatore della politica. Dal 1919 al 1922 raggiunge la conquista del potere, sconfiggendo il socialismo massimalista che vorrebbe per l'Italia una rivoluzione di stampo sovietico e si allea progressivamente con le forze agrarie e del capitalismo italiano che vogliono arginare il pericolo rosso. Non c'è un'ideologia precisa nel suo pensiero, c'è piuttosto la capacità di adattarsi alle diverse fasi della situazione politica e saper sfruttare le occasioni e le divisioni degli altri. Lo seguono gli arditi, i futuristi, gli ex combattenti delusi dalla vittoria che sembra mutilata, i giovani della piccola e media borghesia. Il fascismo è un movimento che cresce, sconfiggendo con la violenza organizzata il socialismo, sconfiggendo gli esponenti dello Stato liberale che non hanno colto i profondi cambiamenti prodotti dalla guerra mondiale e dalla vittoria italiana. L'Italia ha vinto e, nonostante la disfatta di Caporetto, ha dimostrato al mondo di essere forte e di saper tornare all'antica grandezza.
Questo lo pensano moltissimi italiani infastiditi dai dileggi dei socialisti verso la vittoria. È una sorta di ubriacatura che dominerà la generazione nata dopo la fine della Grande Guerra. Uno stato d'animo condizionato dalla dittatura, dalla censura e da un efficiente controllo poliziesco su tutto il paese. Chi si fosse affacciato su un angolo di Roma all'inizio degli anni 30 avrebbe visto un paesaggio poco diverso da oggi. Niente scritte sui muri e forse meno rumore del traffico. Eppure qualcosa stava cambiando. In Italia stava nascendo una società di massa sotto controllo. La gente era organizzata da regime, ad esempio nei dopolavoro, e nutriva una nuova fame di conoscenze, soddisfatta dalle riviste illustrate che, come nel resto d'Europa, davano notizie e diffondevano immagini. E c'era la radio che amplificava la voce del duce e del regime. Se l'Italia non doveva essere un vaso di coccio tra quelli di ferro, sui giornali c'erano anche gli incidenti e le notizie pratiche, la moda e le vacanze. Su Milano volava l'aviazione italiana, perla del fascismo, e la gente si entusiasmava a questi spettacoli. Però, nel 1930 su Milano aveva volato anche un altro aereo, quello del giovane Bassanesi, che aveva lanciato volantini incitando alla rivolta e a non fumare, per non dare soldi al monopolio dello Stato fascista. L'opposizione era all'estero, molti in Francia, oppure era nascosta, ma agiva. I partiti antifascisti erano stati sconfitti dopo il delitto Matteotti e la ritirata sull'Aventino. Il deputato socialdemocratico che aveva denunciato i brogli e le violenze prima e durante le elezioni del 1924, con cui il fascismo aveva vinto con una legge maggioritaria, era stato ucciso. All'estero era stata fondata la concentrazione antifascista e il movimento di giustizia e libertà era nato. La polizia politica arrestava chi vi aderiva in Italia e le spie erano in ogni luogo, anche all'estero. Il fascismo stava affrontando la crisi economica internazionale con tagli ai salari dei lavoratori e una riorganizzazione industriale e finanziaria in cui lo Stato svolgeva un ruolo molto importante. Era nato l'IRI, Istituto per la ricostruzione industriale. Nel 1929 il concordato con la Santa Sede aveva posto fine alla questione romana. Il Vaticano ci aveva guadagnato molto e il Duce era diventato l'uomo della provvidenza. L'Italia, paese cattolico, ringraziava Mussolini che un tempo era stato ateo e rivoluzionario. Per Mussolini e il fascismo le cose, insomma, sembravano andare più o meno bene e i comunisti italiani, che seguivano l'indicazione del Comintern, giudicavano la situazione rivoluzionaria e continuavano a inviare emissari per organizzare i lavoratori. La polizia li arrestava poco dopo il loro rientro e il tribunale speciale comminava decine di anni di galera. Era una resistenza di cui gli italiani non sapevano quasi niente, ma che c'era. Antonio Gramsci era in galera già da diversi anni, e con lui Sandro Pertini e molti altri.
Gli italiani avevano rinunciato alla libertà e ai diritti in nome della sicurezza e si fidavano del duce che con lungimiranza indicava i nuovi destini imperiali, mentre sull'Europa e sul mondo i cieli si facevano sempre più oscuri. Lo scrittore Alberto Moravia, nel romanzo La Romana, ambientato durante il fascismo, fa dire alla protagonista Adriana, che insieme alla madre passeggia in Via Nazionale a Roma, queste parole. La radio di un caffè faceva sentire la voce appassionata e clamorosa di una donna che cantava. Era l'anno della guerra d'Etiopia e la donna cantava Faccetta Nera. Roma divina, a te sul Campidoglio dove eterno verdeggia il sacro alloro, a te nostra fortezza e nostro orgoglio ascende il coro. Salve Dea Roma, ti sfavilla in fronte il sol che nasce sulla nuova storia, fulgida in aria sull'ultimo orizzonte sta la vittoria. Sole che sorgi libero e giocondo, sul colle nostro i tuoi cavalli doma. Tu non vedrai nessuna cosa al mondo maggior di Roma. Per tutto il cielo è un volo di bandiere e la pace del mondo oggi è latina. Il tricolore canta sul cantiere, sull'officina. Madre che doni ai popoli la legge eterna e pura come il sol che ascende, benedici l'aratro antico e il gregge folto che pasce. La generazione di italiani nata dopo il 1900 viene educata dal fascismo con il fine ultimo di creare una società di nuovi italiani in cui i messaggi contenuti nelle parole d'ordine e negli inni del regime sono finalizzati alla vocazione imperiale dell'Italia, esaltando il mito della giovinezza e della salute a cui il fascismo dedica grandi sforzi. I nostri nonni e nonne, fratelli, sorelle e cugini maggiori ricevono così un imprinting che non si cancellerà mai, neanche negli anni della Repubblica e della ritrovata democrazia. Mussolini, dopo aver riportato l'ordine e la pace religiosa, diventa il fondatore dell'impero. La sua voce è amplificata dai nuovi microfoni e dalla radio. I legionari che partono debbono trasformarsi in portatori di civiltà, costruttori delle strade del progresso, e mandano fiori baciati dal sole dell'equatore alle tante virginie rimaste a casa ad aspettare il ritorno dei vittoriosi nel nome di Roma. Era una vecchia storia già vissuta da altri popoli europei che non avranno avuto Roma, ma di certo un'organizzazione industriale di gran lunga più forte di quella italiana. In realtà la conquista dell'Etiopia si rivela più lunga e difficile del previsto. Se la vittoria è scontata, gli abissini si difendono e l'aviazione italiana sparge gas asfissianti sulla terra d'Africa per domare la resistenza di un popolo di contadini e pastori,
La guerra d'Abissinia e quella successiva di Spagna cambiano gli equilibri internazionali? Sì. Per capire quel che accade bisogna fare un passo indietro, al 1929 e alla grande crisi economica che blocca il capitalismo internazionale. La crisi, esplosa negli Stati Uniti d'America, si diffonde in Europa e provoca una instabilità sociale e politica che coinvolge le nazioni vincitrici della Grande Guerra. Al posto della fiducia e dell'euforia, la crisi e la conseguente disoccupazione accende la ripresa della lotta di classe. Destra e sinistra si affrontano in uno scontro che ancora una volta assume i contorni di una lotta mortale, anche in nome di valori ideologici. Gli anni 30 sono un decennio dominato dall'ideologia e che prelude allo scontro della Seconda Guerra Mondiale. Il fascismo italiano fa scuola in Germania e il populismo nazionalsocialista aggiunge l'elemento razziale della lotta antigiudaica a quello per il torto subito dai trattati di Versailles. I due regimi, fascismo e nazismo, si assomigliano e riscuotono simpatie anche in settori popolari della Francia e dell'Inghilterra impoverite. Ma la sinistra resiste. In Francia e in Spagna vanno al potere governi di fronte popolare. Mentre l'Inghilterra, che deve difendere il suo impero, teme l'azione italiana in Abissinia che potrebbe minacciare le sue colonie in Africa e l'India, dove già da tempo è iniziata la lotta per l'indipendenza con l'azione del movimento guidato da Gandhi. Anche in Inghilterra si manifestano simpatie per il fascismo, sia nei ceti popolari che nelle classi dirigenti. L'Etiopia è membro della Società delle Nazioni. L'attacco italiano appare come non giustificato. È visto come un atto di violenza che è già stato preceduto da quello del Giappone contro la Cina e che non dovrebbe essere tollerato. La Società delle Nazioni vota le inique sanzioni e l'Italia viene isolata, ma nessuno è disposto a morire per Addis Abeba, come poi lo sarà per Madrid o per Praga. Nel corso della guerra d'Abissinia e nel periodo delle sanzioni si crea progressivamente un asse italo-tedesco per portare la lotta contro la democrazia del denaro, manovrata si disse dagli ebrei, e contro il bolscevismo su scala mondiale. Questo annuario dell'Opera Nazionale del Dopolavoro del 1938 ci aiuta a comprendere il clima in cui si viveva in quegli anni in Italia. È necessario ora che il dopolavoro intensifichi la sua attività perché tutta la grande massa dei lavoratori abbia la sensazione quotidiana dell'assistenza del regime. Così si legge nella prefazione e chi firma è il presidente Achille Starace, il fascistizzatore degli italiani e grande sportivo che vediamo in una esercitazione ippica. Sarà fucilato dai partigiani il 29 aprile del 1945. Gli storici hanno più volte sottolineato l'importante funzione del dopolavoro nella politica sociale del regime e, anche se nelle numerose fotografie di questo libro sembra che tutto vada bene,
bisogna riconoscere che questa organizzazione di massa ebbe il ruolo di far entrare gli italiani in quella che era a quel tempo una moderna rete associativa in una società che diventava sempre più complessa. È un ruolo che venne riconosciuto da un nemico del fascismo, Palmiro Togliatti, che in una lezione del 1935 tenuta a Parigi ai quadri del PC clandestino conteneva la precisa indicazione di entrare nei circoli del dopolavoro per poter attuare momenti di lotta di classe in un'organizzazione che contava milioni di aderenti. L'Opera Nazionale del Dopolavoro era stata fondata nel 1925, era alle dipendenze del capo del governo e aveva il compito di occuparsi del tempo libero dei lavoratori. In quella lezione di 10 anni dopo, Togliatti riconosceva che un'organizzazione centralizzata per soddisfare i bisogni educativi, culturali, sportivi delle masse non esisteva, non era mai esistita in Italia nel campo di classe. La modernizzazione dell'Italia, attuata dallo Stato totalitario, esigeva che grandi masse di persone avessero a disposizione il tempo per fare sport, assistere a spettacoli teatrali, fare gite turistiche, scoprire la montagna. Era un modo per controllare i lavoratori, ma era anche la risposta ad una società che chiedeva di ampliare i consumi. Se queste fotografie ci mostrano il volto ufficiale dell'attività dopolavoristica e in cui si privilegia l'attività sportiva militare con cui il fascismo intendeva rafforzare la creazione del nuovo italiano che aveva saputo conquistare l'impero, nei circoli del dopolavoro la gente si ritrovava anche soltanto per giocare a carte, bere un bicchiere di vino, ballare, conoscersi. Erano circoli territoriali, rionali e di fabbrica, dove la vitalità di un popolo, compressa dalla dittatura, poteva esprimersi in tante iniziative che erano dirette e organizzate da persone che in qualche modo potevano esprimere anche una volontà popolare. In un documento conservato presso il Casellario Politico Centrale e riguardante l'attività comunista clandestina nel Milanese, si fa esplicito riferimento all'infiltrazione comunista nel dopolavoro di Cinisello Balsamo. Siamo nel 1934. La guerra d'Etiopia inizierà l'anno seguente e verrà proclamato l'impero. Il fascismo sembra al culmine della sua potenza. Nel 1938 le immagini ci rimandano un clima in cui l'elemento dominante è la forza. Però il malcontento serpeggia nel paese per le scelte che portano il fascismo verso una politica sempre più bellicista in Europa. Viene firmato il patto d'acciaio con la Germania di Hitler e l'Italia si avvia verso la guerra. Lo testimoniano queste fotografie di esercitazioni militari, di giovani con le maschere antigas e di addestramenti in caso di incursioni aeree e bombardamenti sulle città.